Buonasera a tutti, guardate, allora iniziamo subito, questo non è uno spettacolo teatrale, vi do una brutta notizia, infatti come vedete non ci sono scenografie, sono qua i fiori, il simbolo di Politecnico, ho trovato il simbolo di Politecnico, ma come vedete non c'è nient'altro, anzi in realtà per questa serata non servirebbe neanche l'attore, perché questa sera è semplicemente un esercizio di parola, però c'è anche una buona notizia. Contro le mafie la parola funziona. E allora se contro le mafie la parola funziona significa che tutti voi già in questo momento siete pronti, avete l'arma in tasca per scendere in campo. La storia che vi racconto questa sera è una storia normale, che non ha niente di eccezionale, è una storia che qualcuno vorrebbe raccontare straordinaria, invece è perfettamente ordinaria, inizia 500 anni fa. 500 anni fa i giullari, i comici, li abbiamo inventati noi, no? I cantastorie andavano in giro per le piazze e con un carro pochi cenci arrivavano nella piazza, aprivano il loro carro e riuscivano a far sorridere la gente che si fermava nella piazza raccontando che il re è nudo, anzi raccontando che è patetico il potere quando ha bisogno di essere prepotente perché non riesce più a governare secondo le regole. Dico, guardate, 500 anni fa i giullari facevano una vita terribile, ve lo ricordate, no? Finivano tutti impiccati, gli tagliavano la testa, addirittura le appendevano sulle mura del castello. E pensate che anche da morti, cadaveri venivano seppelliti fuori dalle mura delle città, perché non erano degni di stare con tutti gli altri. Fuori dalle mura della città, 500 anni fa, ci stavano solo i giullari e le prostitute, che dico. Pensate 500 anni fa cosa avrebbero detto che un giullare, una prostituta nel Consiglio regionale della Lombardia. E andavano in giro e riuscivano a raccontare che il potere, soprattutto se esercitato dai prepotenti, si spalda davanti ad un sorriso, perché non ci sono mediazioni. Questa è una storia che inizia nel 2005 a Gela. Gela è la più alta città con il tasso di criminalità organizzata. Non so se c'è qualcuno di Gela in sala, si può dire Gela è anche la più brutta città d'Italia. C'è solo una città, forse peggiore di Gela, che è San Donato in Milanese, che è Gela senza il mare, ma in compenso con molti più ospitali gelesi ultimamente. Ecco, di solito noi arlecchini che cosa facciamo? Prendiamo una storia, la stropicciamo un po' e la mettiamo sul palcoscenico, così stropicciata, in modo che dico nessuno di voi se l'aspetti e vede qualcosa che in realtà è vero, è reale, però da un angolo assolutamente sconosciuto, con un profumo che provoca meraviglia. A Gela incrociamo un sindaco che è già stropicciato di suo. Nel 2005 a Gela era sindaco Rosario Trocetta. Rosario Trocetta a Gela è una città con addirittura due mafie. Cosa Nostra, quella che conosciamo tutti, no? Pretorina, Bernardo Provenzano, e la Stida Gelese, una mafia un po' più agricola, molto più sanguinaria. A Gela governavano due famiglie, le famiglie dei Renzivillo e le famiglie degli Emanuele. In una città così viene eletto sindaco Rosario Crocetta, che era comunista, poi nel tempo si è un po' democratizzato, omosessuale, dichiarato, e ipercattolico. Dico, voi provate a pensare alle signorotte gelesi che vedevano il sindaco culattone che andava messo a tre mattine. E in più, che aveva nella sua campagna elettorale puntato sull'antimafia. E andava nelle scuole, e andava nelle piazze. C'è un'intercettazione telefonica di due mafiosi. Uno è un Emanuele, l'altro è un suo picciotto, ad un certo punto uno dice all'altro, ah sì, qui Gela è una città bellissima, che già vi dà un'idea sul senso estetico delle mafie, però dice, abbiamo un problema, guardate, ve la recito così come è scritta sugli atti giudiziari, abbiamo un sindaco che va nelle scuole, va nelle piazze, dice la mafia di qua, la mafia di là, sui giornali e rovina l'immagine della città in giro per il mondo. Dico. E a pensare quale posto deve pagare i diritti d'autore all'altro, se ci pensate. A Gela conosciamo Rosario Crocetta che si era salvato da poche settimane da un attentato che avrebbe dovuto, ucciderlo. Perché Rosario Crocetta, appena eletto, aveva fatto qualcosa di meraviglioso.
era entrato in comune e in comune aveva licenziato una persona, una donna, che lavorava all'ufficio ecologia, era la moglie del boss Emanuello. Lavoravano in comune di Gela, in uno di quei posti riservati, lo sapete, no? Alle persone, dico, alle persone bisognose, come se la prepotenza non bastasse e il boss avesse voluto fare anche di più e occupare il posto che invece andava riservato alle fragilità di qualcuno della comunità. Rosario Crocetta non ci pensa due volte, la licenza subito, il primo giorno dell'insediamento. Ho sempre pensato che quella donna che tornava a casa con la testa bassa, pronta per essere sgridata, è una delle fotografie più belle della politica antimafia. Dico, il 2005-2006 era un anno strano, ve lo ricordate? Nel 2006 andava in onda una fiction sulle reti televisive di quella persona che strozzerebbe chiunque parla di mafia, che se esistesse, io mi auguro che i nostri figli riescano a scriverlo, il reato di favoreggiamento culturale alla mafia, ecco, se esistesse quel reato, il capo dei capi sarebbe stato buono per farci un processo. Ve lo ricordate il capo dei capi? Non l'avete visto tutti? Siete lì? Lì? Sì, è che non vedo, che non mi vedete voi. Vi ricordate il capo dei capi? No, io l'ho visto poco perché della vita che faccio, posso immaginare, arrivo in hotel alle 3 di notte, al massimo vediamo le televendite dei tappeti, però ecco, ho visto 10 minuti per una questione di igiene intellettuale e in quei 10 minuti mi ricordo che c'era Totò Riina. Lo ricordate l'attore di Totò Riina, che era anche belloccio, magro lì, bello stracciato, che in quella scena cavalcava un cavallo bianco insieme a Bernardo Provenzano e indovinava il congiuntivo, una cosa da te che si era incazzato, vi ricordate Riina? Che il giorno dopo su Repubblica, poi dico questi di 41 bis che parlano con Repubblica, e aveva detto che quel film diceva tantissime falsità. Noi abbiamo pensato che se la fosse presa perché, dico, perché gli davano del mafioso, invece no, probabilmente lui guardava, sentiva usare il congiuntivo e diceva: ma chi parla, visto? Ecco, e l'effetto che ha avuto, dico, la fascinazione che ha avuto quella fiction ce la ricordiamo tutti. Guardate, i nostri padri, dico, la generazione prima della mia, come Luca, e i nostri padri hanno vissuto pensando che per 20 anni Totò Riina e Bernardo Provenzano avevano tirato le file mafiose di questo paese. E dico, e vedere Totò Riina l'abbiamo visto tutti, no? Durante il maxi processo, lo ricordate? Quando deponeva diventava tutto rosso in faccia come che gli veniva la fragolite, come lo sfigato della classe quando mi interrogavano in matematica, che diceva che la mafia non esiste, che diceva che era un'invenzione di Caselli e Violante. Un politico, un participio presente. E che ve lo ricordate Totò Riina, no? Dico, guardate, Totò Riina, noi per il ruolo istituzionale che abbiamo, a me è capitato di andarlo a trovare prima volta, anzi, l'ultima volta, non molto tempo fa, mi ha detto salutami tutti i comaschi, e dico, Totò Riina è un uomo che aveva 3 comandamenti, mangiare carne, che in Sicilia, soprattutto negli anni passati, era simbolo di ricchezza, comandare carne e cavalcare carne, cioè fare burlesco. E dico, Totò Riina era